Buonasera e benvenuti in questo nuovo video qui su Overwatch 2. Siamo con D.Va, voglio provare la nuova D.Va in Overwatch 2, credo sia nuova, giusto? Non so se hanno cambiato troppe abilità, nel caso scrivetelo nei commenti perché non sono mai stato un grande giocatore di D.Va del primo Overwatch, quindi non saprei esattamente cosa potrebbero aver cambiato. In ogni caso, arma automatica a corto raggio è ampia usata, questa la sappiamo. Arma automatica quando sei da sola a piedi. Autodistruzione, va bene, ti catapulti fuori dal mezzo sovraccaricando e causandone l'esplosione dopo un breve periodo di tempo. Q richiami nuovo mech, esattamente, maiusco vola nella direzione in cui sei rivolto e tasto destro blocca proiettili nell'area frontale e spara una salva di razzi esplosivi. Passiva espulsione, ti catapulti fuori dal mech quando viene distrutto e ruolo tank, quella che abbiamo già visto in altri video, perché vi ricordo che ho fatto altri video di campioni di Overwatch, in caso potete andare a vedere dalla pratica playlist in descrizione. Ora, non prendetemi per un pro player, anzi, solo un pazzo potrebbe prendermi come un pro player vedendo come sono fatto, vedendo come gioco, più che altro. Quindi state attenti, non prendetemi come un pro player e divertiamoci, giochiamo un po' questa D.Va. Vabbè, tiriamo giù tutto. Poi sto colpendo, raga, sto tirando giù un po' di danni. Ehi, calma, calma, calma. Quella abilità lì di D.Va è nuova, eh. Ok, via un secondo. Vediamo di riprenderci un... Ehi. Andiamo a riprenderci il mech. No, dai, mi sono suicidato. Comunque vi ricordo di lasciare un bel mi piace al video, di commentare e di iscrivervi al canale per non perdervi i prossimi caricamenti. Se avete anche dei consigli per un abbone come me su Overwatch, ditemeli pure, Ditemeli pure. Non mi sento un pro assolutamente. Bene, sono morti tutti. Perché quella è sempre full vita? Sono già morto, perfetto. Qualcuno è venuto qui e mi ha ucciso malamente. Boh, va bene ragazzi. Non penso che questa partita sia una partita fattibile, banalmente. C'è un dislivello di abilità palese nel team. Ma compreso me, cioè, pure io sono una pippa in confronto agli avversari. Il problema è che quando succede questa cosa è Overwatch a sbagliare, perché non c'è feed o altro che tenga, cioè, uno se non è bravo a giocare in questo gioco non è che migliora in una partita. È un crepa, bestia. Niente, sono morto di nuovo. Buonanotte. Provate a non farle avanzare oltre queste. No, dai, sto per chiamare il mio mech. Persa? Non sono nemmeno riuscito a ultare in questa partita. Rendetevi conto di quanto abbiamo fatto cagare. Pessima, pessima partita da parte nostra. Non so che possa avere, se ne migliora la partita è lui che preme l'aimbot. Vediamo, eh. No, non preme l'aimbot, attenzione. Un soldato che merita davvero la fine della partita. Ah, quando ha ucciso anche me qui. Boh, ok. Azione della partita questa, va bene. Comunque, taglio il video e ci rivediamo subito in un'altra partita. Ho raggiunto anche il livello 5 del pass. Partita trovata e andiamo a Midtown. Vai, andiamo di nuovo con D.Va, con la skin da Petta, con la skin da Apona. E vediamo se questa partita sarà migliore o peggiore rispetto a quella precedente. Ah, ma
Ah no, ok, pensavo fossero giocatori che non erano ancora entrati, invece no, semplicemente non hanno scelto il loro campione. È ora di Il salvare il loro eroe, mondo! anzi. Iniziamo! Magari in questa partita avrò anche la possibilità di usare la ultimate, si spera. Comunque con D.Va penso che lo stile di gioco che ho attuato prima non sia proprio il massimo. Perché è più quasi un tank da Come puoi fare ingaggio, cioè. esperimenti su quei teneri coniglietti? Va bene, D.Va, Con i però miei stai tranquilla, strumenti? per favore. Comunque, non è un champion troppo da posizione difensiva. Siamo È un più un po' champion con cui vai arrabbiati, dentro, ma ce la tiri i tuoi faremo. missili, tiri i tuoi colpi e cerchi di ammazzare qualche campione squishy, magari. 5, 4, Da dove arrivano loro in questa mappa? Mi 3, sembra nuova. Non 4, mi sembra ci fosse in 3. Overwatch 1. Difendete l'obiettivo A. Da dove arrivano? Qua? Resto sovrascione in ballo. Ecco, tipo vai dentro così, no? E fai un po' di bordello. Via. Poi Pilota in scappi. confusione. Senti là sopra. Dai, dai, che io riprendo il mio mech. Bon. Arriva l'artiglieria Vai. pesante. Glielo faremo Aggiungiamo un vedere. mech alla festa. Avvio la matrice difensiva. Fatevi sotto. No, dai, meno. Disintegrato il mech. Via, 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 via. Guarda là sopra. Dannazione, mi hanno preso da là sopra. Mannaggia Armata di lui. fuoco, ma Tra l'altro una non mi rosa arrendo. ampissima, eppure mi ha colpito, mi ha disintegrato. Beh, è vero che D.Va senza mech non è che sia proprio chissà cosa, voglio dire. Però mi aspettavo di meglio. Comunque li stiamo riuscendo a tenere lì. Non sono ancora riuscito ad arrivare qui. Non se ne parla. Muori, muori. Niente. No, devo ripararmi, devo ripararmi. Non sopravvivo ormai. No, speravo di fare il giro, niente, m'hanno cioccato. Ma a parte che io il mech non l'ho manco visto quando sono entrato. Ma Il scusatemi, gioco ma si fa c'era più. nello schermo? Quando sono entrato nella zona, di nuovo nell'edificio, il mech di D.Va non c'era. O sono proprio io completamente cieco? Niente, l'hanno La preso. fermiamo qui. Sembra Boh, raga, io gli ho tirato dentro difensiva. qualsiasi cosa. Oh, ho fatto saltare qualcuno. Avrei dovuto mandarlo dentro con lo scatto prima, vero? Io volevo mandarlo dentro, però non ci ho pensato che dovevo mandarlo dentro con lo scatto. Il gioco si fa duro. Continuiamo comunque con Mi D.Va. Non muovo. penso sarebbe cambiato molto, ma forse un paio in più le avrei uccise. Forse sì. Qua conviene aspettare gli altri, eh. Ma un po' di cure qui non esistono. Cioè il support nostro non esiste. Vai, Q. Perché non faccio danni? Perché allora non faccio danni e loro mi shottano? Niente.
Mi sa che D.Va in Overwatch 2 non è così forte. Azzardo questa ipotesi. Un'ipotesi azzardata, eh. Potrei essere io a far cagare, molto probabilmente è così. Però, boh, mi sento comunque di azzardare questa ipotesi, per cui D.Va non è che sapevo chissà cosa. Boh, per colpire qualcuno devi pagarlo oro, cioè non... Guarda. Ho provato a usare lo scudo, però qua. Niente. C'avevo anche un tizio dietro. Ma io non capisco dove siano i nostri support. Cioè, non stanno curando. Boh. I loro support hanno il doppio delle cure dei nostri. Il doppio. Non mi arrendo. Cioè io boh. In questo gioco se non funzionano i support tutta la squadra poi va a puttane, Non se ne parla. dai, narcosi. Dove sono loro? No, volevo ricaricare. Delle cure, ragazzi? No, eh. Oh, è arrivato il supporto, attenzione. Dai, porco cane di nuovo. Sparo un po' a casaccio qua. Buono. Non mi conviene andare così avanti, siamo un po' più indietro, va. Che se arriva qualcuno là sono mortissimo. Anche la loro diva non ha il mech. Buono. Arriva l'artiglieria pesante. Vi sono mancata? Avvio la matrice difensiva. Pipì. Beh, questa è una buona posizione da difendere. Ci potrebbero attaccare da sopra, è vero? Motivo per cui ora ci vado. Guarda come t'ho disintegrata. Ok, speravo ci fosse qualcuno qui da uccidere. C'era infatti, c'era. Muori. Buono. Via. No! Forse abbiamo vinto? Oh sì! Dai, abbiamo vinto una partita. Siamo riusciti anche a fare qualcosina in questa partita, dai. Non male. Ah, la loro diva. Vediamo, ha ultato? Elogio ricevuto, ma grazie. Sì, ha ultato. Quando ha ultato qui dentro. Ma ho ucciso due persone e mezzo. Ma scusa, vabbè. Vai, andiamo a fare l'ultima partita di questo video. Partita trovata. Nepal. Nepal. Andiamo di nuovo con la nostra diva. È ora di
di salvare il mondo? Vamos, vamos, vamos. Siamo pronti? Proviamo il canestro? Kenji, andiamo in sala giochi più tardi. Ah, non ci si può abbassare con diva, niente. Impossibile. Impossibile provarci. Facciamo canestro noi col nostro corpo. Niente. Hanno tutti paura di affrontare la migliore giocatrice del mondo. Va bene, andiamo. Provo a far canestro con il mio corpo. Ah, tra l'altro questi sono infiniti, è vero, non si ricaricano. Niente, l'ho capito la terza partita, dai, meglio tardi che mai. Eccolo. Beh dai raga, non male, voglio dire. Ho fatto una bella azione o sbaglio stavolta? Raga, ce n'è uno da ammazzare là. Bravo. Attenzione, attenzione. Vado a crepa. Attenti, attenti. Grazie per la cura. Ok, via. Dai, quando stare qui non conviene. Vieni via, vieni via. Buono. E niente, qua Overwatch ha fatto quello che ha fatto con me nella prima partita, ma l'ha fatto a loro praticamente. Cioè ha messo la gente che poverina non riesce manco a uscire dal punto. Quello è un bug, credo. Senti. Crepa. Non se ne parla. Mi butto. Dai crepa, niente, è impossibile uccidere quella tipa, da lontano almeno. Come conteso? Te l'avevano preso te. Va bene. Vabbè raga, dai, questa non è andata male. Diva, di nuovo in azione. Non è andata per niente male questa, raga, dai. Siamo presi pure la kill finale su Jesco. Su Jessico Calcetto, guardo lì. Niente male per davvero. Sento puzza di play of the game, per quella roba là. Sento proprio puzza. È difficile play of the game. Se vi distraete. Grazie. Hop! Grandi rischi, grandi ricompense. Hop. Me la alzo e poi niente. Io ho ancora il comando del BD sulla V, infatti non lo uso mai perché è scomodissimo. Dovrei mettermelo tipo sul mouse. Pronti? Sono andati gli nostri. Niente può colpirmi. Oh, calma, eh. No. Neutralizzo i proiettili. Cecchino, non fatevi beccare. Oh, ci ho provato. Niente. Questa volta le loro cure sono state più forti delle nostre. Anzi, io non avevo proprio cura lì.
Orisa con la sua abilità mi aveva buttato da tutt'altra parte. Statemi dietro! Buono. Crepa. Pensavo che i ninja fossero più reattivi. Ma Diva sfotte anche quando ammazza la gente comunque. È una stronza. E niente, c'è l'healer dietro, non me lo farà uccidere mai nella vita. Però tu crepi, eh. Ah, invece sono morto io. Ah, peccato, stavo per ritornare sul mech. Vamos, vamos. Hanno ripreso loro il punto. Calma. Ho ucciso davvero solo uno. Vai. Crepa, bestia. Ole. No, volevo andare sulla cura. No. E niente. Volevo andare a prendermi la cura. O oh, comunque sono quello che ha fatto più danni all'interno del team, non vorrei dire. Ma insomma, sarei un tank. Sarei un tank, in teoria. O no? Muori Marisa, ma guarda te se ci devo morire io. Uccidetela Marisa, uccidetela Marisa. Vale. Non mi avete visto, non mi avete visto, no! Oh, dodge un po', niente, non posso, è impossibile. Uscire da lì era impossibile, ragazzi. Beh, interessante, non si vede assolutamente nulla. 1-1. Ok, questa partita allora era molto meno scontata di quello che pensassi. Viene da dentro come il fallimento. Seguitemi. Non si riesce a tirare un canestro qua. Queste situazioni. No, è un peccato. 4 3 2 1. Attenzione, iniziano già i colpi ad arrivare. Ok, pariamo un po' di colpi di Xayah. No, non Xayah. No, no, ti penso ancora a League of Legends. Ammazzate, ammazzate Marisa. Buono. Avete scelto il nemico sbagliato. Buono, dai. Un po' di cure sarebbe ideale ora, eh. Qualcuno è rippato. Qualcuno è rippato malissimo.
Niente, non otterremo cure, evidentemente. E loro invece sì, però, mannaggia. Un po' di cure qua, ragazzi, no, eh? Ho visto. Grazie, curami. Segnata. Ah, che botta, vai, Mac. Può provare ad andarci, ragazzi. Niente, ma m'hanno rispedito via. Ole, morite tutti, va. Si capisce niente, non si capisce. No, chi che mi ha ucciso? Dai, soldato di merda. Niente, qua però devo aspettare. Tocca aspettare un po'. Non posso ributtarmi dentro così. Ah, visore tattico attivato, quindi sanno dove sono. Ah, buonanotte, è arrivata pure la soldata femmina. Quel campione lì com'è che si chiama esattamente? Per non chiamarlo soldato femmina. Vediamo. Qui dentro qualche parte, no? Saresti tu. Ah, ecco, Sojourn. E niente, raga, mi sa che la partita che avremmo potuto vincere non la vinciamo. Oh, io provo a buttarmi dentro, ma mi tirano via, eh. Vabbè, Mercy che deve essere tirata giù, ragazzi, Mercy. Oh, io ho tankato tutto il tankabile, non per dire, però. Niente, ci ho provato. Ci ho provato, mi sa che è persa. Sconfitta? Sì. Vabbè, ragazzi, ci ho provato. Ma non è andata. Vediamo se almeno prenderò la play of the game. Vediamo, eh. No, Jesco. Jesco con Sojourn. Questo nel primo round aveva preso tipo Widowmaker e non aveva fatto niente. Ha preso sto coso qui e è diventato OP. Mi sa che tocca fare un video anche su di lui, per capire bene cosa fa. Perché mi sa che è un altro champion nuovo che non conosco e che è Omega OP. Bene, quindi io vi ringrazio per aver seguito questo video, vi ricordo di lasciare un bel mi piace se il video vi è piaciuto e di commentare anche con dei consigli per quanto riguarda Overwatch 2 e in particolare D.Va, e iscrivetevi al canale per non perdervi i prossimi caricamenti. Da Glacial Sphere è tutto, al prossimo video!